In realtà, dall'altra parte della piazza c'è oggi l'inaugurazione della Biennale della Democrazia e si parla di Africa. Se per anni questa politica di parlare a nome degli africani è andata avanti, vuol dire che qualcuno ha sempre pensato probabilmente che gli africani erano incapaci di intendere e volere, ma gli stessi che ci hanno colonizzati, che ancora una volta vogliono scrivere la storia dell'Africa senza gli africani, scrivere la storia dell'Africa senza gli africani stessi a scrivere la loro storia. E per questo motivo noi non siamo qui a chiedere, a elemosinare un intervento dal palco per parlare di Africa. Chi ha scritto il programma della Biennale? Il programma della Biennale non è un libro che non può essere rivisto, non è un programma che non può essere modificato. A maggior ragione quando qui ci sono migliaia di persone fuggiti dalla Libia, da quelle guerre alimentate in parte dalla Fortezza Europa, si ritrovano per una volta in un momento, in un contesto storico e vogliono far sentire la loro voce, perché ieri ciò è stato negato. Ciò è stato negato ancora una volta in questi due anni, quando ancora erano altri a parlare e a programmare il percorso di assistenza, di accoglienza per i rifugiati e profughi. E questo la riteniamo una cosa insopportabile che non accettiamo, e non siamo qui a elemosinare. Possiamo e parleremo sempre noi stessi a nome nostro, senza delegare pertanto a nessuno. L'abbiamo detto nei giorni scorsi, probabilmente qualcuno non ha capito, qualcuno non ha capito, non si può ancora una volta parlare a nome di questo, è quanto è stato portato avanti in questi anni, e ancora una volta si fa la stessa cosa. La democrazia, quale democrazia? Ci sono le democrazie, e il concetto base della democrazia, perlomeno quello che non viene da Atene, ma quello che viene dal Sudafrica, dal Ghana, in quei villaggi della Costa d'Avorio, dappertutto, c'è un albero grande dove la mattina le persone si incontrano, parlano del problema della città, del villaggio, quale iniziativa assumere. Questo è il concetto della democrazia. Ma